turismo sostenibile e qui sono in Franciacorta, un bellissimo posto, una delle realtà del vino italiane che mettono insieme queste due grandi tematiche, il turismo ma anche il turismo del vino, i turismi dedicati in questo paese che hanno portato all'estate del vino, l'estate dell'olio, l'estate del formaggio, il tartufo. Noi abbiamo un grandissimo patrimonio in questo senso e dobbiamo incentivarlo. Incentivarlo con vere politiche di sostegno e anche con il rilancio dell'agricoltura di qualità. È uno dei motivi per cui dobbiamo sempre dire no CETA, no ai trattati internazionali, adesso lo vogliono fare anche col Mercosur, col Giappone, tutti i trattati che rischiano di danneggiare la grande capacità dell'agricoltura italiana e del nostro essere paese della qualità. Ecco perché è una sfida che lanciamo anche a tutti quelli che si candidano a queste elezioni, devono dire chiaramente che bocceranno i trattati internazionali che danneggiano la bellezza di questo paese. Il futuro dell'Italia è nell'innovazione e nella capacità di essere però legati ai nostri territori e quindi anche qui in Franciacorta una bellissima esperienza di un distretto di turismo che deve diventare sempre più di turismo sostenibile.